questo, ma oggi, oltre a guardare, come dire, il futuro, cioè i giovani, e a vivere il presente, ricordandoci anche da dove nasce la festa del 1° di maggio, come credo sappiate tutti, abbiamo voluto come CGIL e CISL e UIL metterci un altro tema, che è il tema della sicurezza, oltre che della dignità del lavoro, perché per il lavoro non si può né, come dire, infortunare. Oltre 212 infortuni dall'inizio dell'anno, oltre 14.000 nell'ultimo decennio, più 6% le malattie professionali. Ma noi sappiamo anche dei tanti che non denunciano per paura, perché sono ricattati. Non sono numeri degni di un paese civile. Il tema della sicurezza deve interrogare tutti. Lo vogliamo dire con forza, non si può morire di lavoro, non si può uscire di casa per andare a lavorare e non tornare più, non ci si può ammalare per lavorare, non si può pensare che il lavoro diventi un privilegio e che quindi l'importante è lavorare, non si può accettare qualunque condizione pur di lavorare, non si può pensare che la crescita e la ripresa siano trainate dal lavoro povero, non tutelato, ma soprattutto che la sicurezza sia considerata un costo. Perché badate, una crescita senza lavoro dignitoso e sicuro non è crescita. Sui fiori, tra le nuvole e le stelle. Martin Luther King.